Bella zii, siamo qui con la coppia che mi ha ispirato la maggior parte dei miei video YouTube. Via Amedeo! Ci sono battutona, anche Gianni! Battutona, complimenti, Brad! Intro fantastico, oh, grazie risate! Antipaticissimi! Finalmente con il nostro figlio! Hanno preso possesso del video, io non ho fatto nulla! Posso dire una cosa? Dimmi te! Bella zii! Oh. Bella zii, siamo! Oh. Era una vita che volevo farlo, guarda! Che un saluto! Siamo qua perché è facile sopravvivere con 10 euro a Palermo, Torino, Genova, roba! Ma puoi farlo a Termini? Li abbiamo voluti sfidare e vogliamo vedere cosa riescono a tirar fuori, sapendo che qua una carbonara pure schifosa costa 8-9 euro. Ce la faranno? No? Vediamo! Quindi ci ha portato qua a Termini per farci mangiare male, bello, bella, bella, complimenti, complimenti. Cominciamo con una colazione che però potrebbe stupirci. In male, nel senso. In negativo. In negativo. Stiamo al primo piano dei Termini, per Codiro Alzato sta pasticceria dicendo che erano dalle più buone. No, non l'ho detto. Ha detto volevo, proprio così. Volevi portare a un bar de merda e ho detto guarda che su c'è una cosa leggermente meglio, ma credo, è quello il punto, sì. Cioè sopravvivere a 10 euro se gli spendi tutta la pasticceria, credo. Forse ha sbagliato? Ha forse sbagliato? Scopriamolo. Ovviamente arrivi a Roma, che fai? Non ti prendi un bel babà al rum? Vede? Oh raga, forse ha trovato veramente qualcosa che sotto i 10 euro sta in budget. Ah, tra parentesi, grazie che hai messo like a sto video. Sei veramente una bella persona. Ma proprio una persona, ma arba, bello come quel babà. Zoomma sul babà. Ovviamente questo in onore di Fra che è dietro la telecamera, il Deus Ex Macchina di Pratt. L'inventore che... io non esisto, ci sono dei fili attaccati alle braccia, raga. Esatto, non c'ha un braccio e un culo di Fra come tipo Mario. Ma non devi essere. Ed è campano, come queste delizie che abbiamo preso per te. Ma mi stai dicendo che Pratt è tipo i Muppet? Cioè tipo c'ha il braccio... tipo mi spigli. No. Bella okay. Ah raga, budget di questa spesa 5 euro che vengono scalati dal budget di Otiro, eccoli qua. Zeppola con 3 euro e babà con 2 euro. Il babà famoso per essere al vino bianco. Che è al vino bianco? No, te pare. Ah, ok. Però è una cosa molto romana e adesso la assaggeremo insieme per vedere com'è. Tipica dei Termini, questa qua. Una forchetta, ovviamente, tutti testati, tutti tamponati, tutti vaccinati. Anche chi terza dose in questo gruppo. Sbagliamo. Io non ho fatto colazione. Sì, andiamo, assaggiamo, cominciamo. Allora, tu vuoi la cappella del babà o ti piace più la base? Allora, io vorrei fare un fallo con quel babà. Quindi se voi date due morsi io poi faccio il fallo con quel babà. Vai. Oh, ma vedi come gola, oh. Questo è food porn. Ma mangia con le forche. Ma come stai mangiando? È una bella persona. Non lo faccio più il fallo con quel babà. Ora mi bacia. Ma dove stiamo? Com'è? Vale 2 euro? Vale... ma come fanno un vale 2 euro e una merendina, un flauto? Sta, ci sta. Dai, vediamo se doppia D è d'accordo. Io mangio con la forchetta perché sono signore. Eh certo. Beh, non è male, bello zuppo, 2 euro no, 1,99 sì però, ci sta. Comunque per sopravvivere io mi aspettavo già che alla prima botta avremmo speso almeno uno di tre budget. Allora, ragazzo mio, giovane Anakin, tu sei tra professionisti. Figliolo. R2D2, sì. E famo il fallo, lo famo, dai. Scrivi fallo nei commenti. Scrivi fallo nei commenti. Detto, scrivi sto fallo nei commenti. O disegna, hai disegna fallo. Disegna fallo nei disegna commenti. Fallo ragazzi, nei commenti. Tutti che a disegnare cazzi se nei lo commenti sai fare... di Prata. Ti tengo i capelli mentre lo fai. Era facile. Com'è? Com'è? Ah, ma ti sei pulito sui jeans, porco. Fatto sempre. Era affogatissimo di rum, ma è una cosa assurda, è rum che non è rum, è acqua col sapore di alcol. Quindi hai speso 2 euro. E manco sei ubriaco, sta cosa non mi va giù, sta cosa è veramente incomprensibile. Ne ho spesi 5 ragazzi, perché per 3 euro ho preso una bella zeppola. Però questa sembra davvero bella. Vero? Poi magari il sapore, però è bella. Però lo diremo noi ovviamente, noi esperti del cibo e lui. Ma come l'hai conosciuto? Mangiando. Sperando che sta là da un po', c'ha quasi i capelli sta cosa. Che buona, non la voglio più. Non è male, la crema è buona. 3 euro. La do io sempre. 3 euro, do pure una ciliegetta sopra. Non stanno facendo belle facce, zia, eh. Vediamo un po'. Guarda che, per star Termini, ma ve l'ho preso magari stavo fatto stamattina proprio, ma
Pesta a Termini. Pesta a Termini, termine tecnico. Non è male. Grazie. La porta mi puliva a me. E non avete visto cosa stanno facendo sotto al tavolo? Finiamo la zeppola e andiamo avanti con... Qui c'è 5 euro e basta. Con la prossima sfida. Ci hanno cacciato pure da Termini, è arrivata apposita guardia a dirci: guarda, non potete registrare. Gentile poliziotto, ciao stazione Termini, siamo qui, ci fate entrare a fare un video per favore? Ho speso parte del mio budget, ho speso 4 euro per un panino alla porchetta, una tradizione romana. Io a Termini non ci volevo stare, volevo andare a Tiburtina, che ci stanno i drogati, però sono più simpatici. Abbiamo preso per 4 euro il panino con la porchetta di Termini. Cosa zoomi? Che fa paura, pure da lontano. Vabbè, va fatto, va zoomato. Dobbiamo vedere pure il dentro, perché... È dietro. Pieno. Cioè, meglio che non ho. Non ho mai visto tanta porchetta in un solo panino. Veramente abbondanza. È una fetta, sì. La fetta sei stato molto generoso. È mezza fetta, sì. La fetta era scureggia di porchetta. Quella. Aspettative sul panino. Bassissime, quasi inesistenti. C'è gente che ci guarda. Questo è più grosso a c'è voi. C'è qualcosa dentro qua. Scusate. Ma neanche in questo. Ah, mamma mia. Io ho speso 4 euro, quindi cosa, quasi metà del mio budget. Il pane è buonissimo. La porchetta non lo so perché non si sente. Guarda un pezzo di porchetta. Calcola, è bella, più buona porchetta che tu abbia mai mangiato, giusto? Ti sono venuti dalla Svizzera per fatto video, scemi. Che sola che ci ha dato. Il pane è quello delle macchinette, riscaldato. No, no, non voglio. Ma c'è il cibo? Ma se diciamo che questa proposta di panino con la porchetta è imbarazzante, se può dire sul canale tuo non si può dire. Ma io ho ancora 6 euro e mi posso riprendere con quei 6 euro. Andiamo avanti. Oh, eccoci qua, gli altri 4 euro di... 5. Ah, scusa, Fandai. Mamma mia. Ha fatto papà. Eccolo qua. Allora, antica focacceria San Francesco, aperta nel 1834, ma poi... aperta a Palermo, poi hanno scoperto i sordi e quindi hanno aperto in tutta Italia, quindi a Milano, a Termini, eccetera, eccetera. Che l'hai presa proprio nel 1836. Si vede. Quindi guarda, ho preso un dolcetto per finire i miei 10 euro e cosa? Potevo esimermi da non prendere una bella cosa, food porn per te. Ah, com'era la pistacchiosa? La pistacchiosa. In tuo onore, insomma, so che il pistacchio è il vostro, no? Mi zoomi per favore sul doppio addicol. Io vorrei solo ringraziare il buon Prat per aver scelto questa location, che mi trovo da terzicchio della monnezza, veramente. È cinema verité, raga! Sei veramente una persona a modo. Guarda, raga, che è come un film di Pasolini. Bravo, se questo pezzo lo fai in bianco e nero, è il neorealismo. Adesso, ragazzi, montatore, bianco e nero e una musica francese, mi raccomando, vai! Pan di Spagna al pistacchio, farcita con crema di ricotta, gocce di cioccolato fondente e ricoperta di granella al pistacchio. Cari amici miei, cos'è il cioccolato qua? C'è una riga qua. Sto un passaggio di testimone, ragazzi. C'è un pelo sopra. Ok, me l'hai buttato sopra la torta. Come l'hai pulito? Dopo la goccia anche il pelo. Sì, ma la mano dietro mi fa sembrare troppo un video di me. Apri, bravo. Ora chiudi, mastica. Assapora. Non senti il food porn? Com'è? A punto 1 il prossimo video lo facciamo con Jumbo Drillo dopo lui. Punto 2, la ricotta però sembra ricotta. Il pelo com'era? Ma non. Prova. Doppia. Passa. Ma il pistacchio non esiste. Vabbè, il pistacchio sembrano mandorle. E le mandorle sembrano fango, perché non è vero. Vabbè, 5 euro. La rapinata. Diciamo che è una bella sola, perché non è che fetta di torta. Poi, però c'è pure di peggio, no? Tipo il panino che ha la porchetta di prima. Ho appena trovato una goccia di pistacchio dentro la torta. Ma è una goccia di pistacchio, non si vede più. La sei magnata. È questa. Ma è proprio dura, nel senso è dura. Siamo qui per provare il tris di primi.
la pasta dei termini. Viene 8,50, mi sa, quindi siamo anche sotto al budget, tutta spesa di doppia D. Una carriera basata sulla credibilità e sul portarvi in posti consigliati e buoni veri, rovinata da un video di 15 minuti con Pratt. Non ci voleva niente. Ce l'avete chiesto in tantissimi, fate un video con Pratt, l'abbiamo fatto, grazie tante. Esatto. Sapete cosa abbiamo preso con 8,50 dal budget del doppia? Un tris di primi, che è eccezionale. Oh, wow. Allora, diciamo che volevamo la carbonara, volevamo assaggiare la carbonara di Ciao. Il signor Ciao, tipo della notte da leoni. Niente carbonara, ma pasta al pesto, tortellini e un tocco di lasagna. Un'idea di lasagna. Sicca voglia. Andiamo con l'assaggio. Da che vuoi partire? O comunque 8,50 tre primi non è... Diciamo che te sfami. Quello sì, sicuramente te sfami. Come poi dicono, l'assaggio inizia da qui, no? Com'è il loro slogan? Roma inizia da qui. Roma inizia... Il tuo primo assaggio di Roma inizia, pensa, è brutta città. Vabbè, ma assaggiamo prima di criticare. Magari ci può sorprendere. Vai, no? Io prendo un questo. Oh, vai, ti seguo così assaggiamo tutti. Guarda che bello. È bellissimo. I chipmunks. Le tre Marie. Caldo. Assaggio. Niente, niente. Assaggio. È la plastica. Ma non è il vero. È proprio quel sapore. Ed è bellissimo perché c'ha tutta questa cremina sopra essiccata. Che... Vabbè. No, vabbè, diciamo che so palesemente non di alta qualità, pure tutto quanto il tortellino ha crema sopra. Però se arriva alla stazione, insomma, c'è fame, il primo assaggio di Roma. Assaggiamo sta pasta al pesto per cortello. Io non posso dirci, aspetta. Ma perché c'erano solo due forchette? Non funziona. Preferisci la pasta al pesto o la lasagna? O i tortellini. O i tortellini. Cioè tu cosa avresti assaggiato per primo? È vero. La lasagna, perché siamo partiti dal resto? Madonna mia, questa è tremenda. Però è più buona quello che faccio a casa. Io sono decisamente questa pasta al pesto. Vero? Acido dentro. Con una punta. Una pasta cinica. Con una punta tendente al fastidio poi. Mangiamo di lasagna? Eh sì. No, ce l'hai il coltello? Solo quello c'ha. Mi stava prendendo per il culo. Ma la besciamella credo raffreddata. Sia d'occhio. È molto bello perché il ragù si vede proprio che è quello in scatola. Il ragù in busta, guarda che roba. In busta? Guarda lasagna. Tra l'altro. Era l'ultimo pezzo di lasagna perché l'hanno mangiata tutta i clienti, eh? Scemi. Ci sarà un motivo. Buon appetito. Vabbè, diciamo che fra le tre cose... Ah, peggio. Oh, ma peggio. Ah, c'è peggio. Della ruggine tra i due. C'è della ruggine. Fra me fra le tre cose è la cosa meglio, la lasagna, perché... No, i tortellini erano la cosa meglio. Litighiamo su sta. Litighiamo. Aspetta. Scrivete nei commenti cosa era meglio, la pasta al pesto, tortellini o la lasagna? Era meglio il tortellino, io c'ho il coltello di plastica. No, scusa. Allora, mentre Pratt sta al bagno, portiamo un po' di qualità su questo canale, ordinando con i suoi 6 euro di budget un milkshake da Five Guys. Col bacon, rigorosamente. M'hanno fregato, pensavo che la sfida non sarebbe stata possibile, ce l'hanno fatta. Con 6 euro di budget restanti miei, 0 suoi. E 1,50 e poi mi devi dare perché non l'abbiamo speso e me li devi ridare, sono mia su così però, sull'unghia un milkshake, mo ci dicono gli ingredienti da Five Guys: banana, bacon e panna. Bacon è quello spirito, però voi siete più esperti, no? Ma perché il bacon non è mai sopra da Five Guys? Adesso, perché tu metti la cannuccia e quando ciucci ti salgono i pezzi in bocca. Ma io lo voglio vedere però. No, è una sorpresa. Ma così non è food porn! È per questo che è bello! E poi un'altra cosa, che ci lo dico sempre, ma perché ogni volta che provo Five Guys a prendere il milkshake c'è un pelo sempre lì? Questa è la firma. Questa è la firma loro. Però è più una ciglia secondo me quella, attenzione. È vero, è più una ciglia. Ma no, anche come i remaggi noi, Ma lo stiamo prendendo davvero nello stesso momento? Certo. Ovviamente. Vai. Però è buono, mamma mia. È buono, via. Oh, ma banana e bacon l'hai scelta apposta. È un grande classico. Noi te portavo per mano, sì. La morte sua. Veramente, la morte sua davvero, fra. Ma se lo... Lo stai per dire, lo so che lo stai per dire. Se lo scappelliamo. Questo milkshake, noi ci cominciamo a salutare. Avete vinto la sfida dei termini.
Veramente? Complimenti, come l'hai fatto? Ma quali erano le regole? Come erano le regole? Cioè i giudizi come io sono abbastanza pieno, avete speso meno di 10 euro. Cioè abbiamo 1,50 euro che è rimasto. Ci prendiamo un bel caffè a telecamere spente con tre cannucce. Evviva l'amicizia! Forse le cannucce sono overback, però comunque ci siamo. Detto questo, sì, stiamo a chiudere. Bella per tutti, bella per il D, bella per Loki. Ah, regà, bella, sì, ciao! Ciao!